Voglio proseguire con la nostra disamina del nuovo paradigma, dei doni che ci potrebbe offrire e di quanto stiamo trascurando. Il nuovo paradigma, dicevamo, introducendo i concetti di coscienza, di vuoto, di interconnessione, di non dualità, ci mette direttamente in contatto con la saggezza dell'umanità. Recupera in qualche modo il sapere delle antiche tradizioni sapienziali dell'umanità, i saggi di ogni tempo, in ogni monastero, in ogni montagna, in ogni caverna, in ogni foresta. Per millenni l'umanità ha avuto e ha saggi che si dedicano a conoscere la natura umana. Pensiamo al Vedanta con la sua concezione di non due, appunto. Pensiamo al Tao con la sua concezione di complementarietà e coincidenza degli opposti. Pensiamo al tantrismo con la connessione tra maschile e femminile, il Mahamudra. Pensiamo allo stesso cristianesimo mistico. Il Vangelo di San Tommaso. Se non farete del due l'uno, non entrerete nel regno. Pensiamo a Plotino, la via in su e la via in giù. La via in su e la via in giù, sempre insieme. L'eros e l'agape, la passione e l'amore, la materia e lo spirito. O a Spinosa, natura natura, anzi natura naturata. Insomma, c'è un patrimonio immenso dell'umanità che stiamo completamente trascurando. Avete mai visto invitare un qualche saggio, un qualche mistico, un qualche meditatore, un qualche epigono del nuovo paradigma o delle tradizioni antiche nel dibattito su come affrontare la situazione che stiamo vivendo. Ora la soluzione c'è, è sotto gli occhi di tutti. Sta già succedendo. Questa è la bella notizia, sta già succedendo. Ci perdiamo, non ce ne accorgiamo. Siamo presi da questo mondo informazionale, siamo presi soprattutto, insisto, da questa lotta, questa sorta di guerra civile delle idee, su due posizioni che sono entrambe estremamente parziali e dogmatiche, che non vedono l'essenziale. Quindi guardiamo l'essenziale, la via in su e la via in giù. Ogni manifestazione al suo complementare, proprio lì, in ogni domanda c'è la risposta, in ogni problema c'è la soluzione, se tu guardi cogliendo l'altra versante, l'altra parte, mettendo tutto quello che manca. E invece guardiamo noi cosa facciamo, guardiamo il dibattito. Guardiamo anche come cerchiamo le soluzioni, pensando con la mente, contrastando la visione opposta, che non è altro che la faccia della stessa medaglia. Dobbiamo fare un salto, e il salto è già pronto, tutto è già qui. La rivoluzione è in corso, quindi cerchiamo di accorgercene, di rallegrarci, di stare in contatto, di guardare con il nostro occhio unico, il famoso occhio del cuore. Pensiamo a Cristo quando indica il cuore. Che cos'è questo cuore che indica? Se non l'unità, se non il luogo di incontro tra dentro e fuori, tra via in su, tra via in giù, se non il superamento di quello che è l'errore epistemologico fondamentale, la separazione tra oggetto e soggetto, tra interno e esterno.
quello che sta succedendo fuori è specchio di quello che stai vivendo dentro. La soluzione sei tu. E adesso è qui. Proviamo.